Ciao Mimo, come stai innanzitutto? Bene, grazie. La prima domanda te la faccio sul titolo del tuo album, che porta tra l'altro il nome di un inedito. Ha un titolo molto evocativo, no? Mi parli di questi piccoli cambiamenti che sono sia nella canzone, nell'inedito che hai scritto, e poi come mai hai deciso di dare questo titolo a questa raccolta? Sì, per augurarmi che i cambiamenti che avvengono dentro di me siano veramente piccoli, sia mentali, sia anche biologici, insomma. Alcuni sono più evidenti, devo dire, però quello che conta è quello che hai dentro. Spero di non cambiare molto, perché in effetti alcune cose di me mi piacciono, cioè dei miei approcci con la vita quotidiana, quello che faccio, quello che realizzo, e altri meno, insomma, abbiamo tempo per fare dei grandi cambiamenti in quel senso lì. No, è un lavoro che racconta, soprattutto racconta, non vuole né testimoniare né, non so, fare cronaca, ma racconta delle emozioni che sono venute fuori in forma di canzoni, vivendo 40 anni di vita reale, insomma, quindi c'è molto di me, anche se poi i cambiamenti, alcuni sono veramente piccoli, altri sono un po' più importanti. Quello che il mondo oggi è completamente diverso. In 40 anni sono accadute cose che in altre epoche accadevano in 200 anni, probabilmente, no? La velocità con la quale oggi si susseguono fatti, eventi, è impressionante. A volte io non mi trovo proprio perfettamente a mio agio con questa velocità, anche se non sono un pigro, ma sono una persona molto attiva. Ieri parlavo con i miei musicisti, anche per esempio l'approccio con la musica, dice quanto dura una canzone oggi per un ascoltatore? Bah, insomma, dicevo che 4 minuti, dice no, perché oggi i ragazzi si mettono a guardare le canzoni su YouTube e dopo 30 secondi uno dice ti faccio sentire quest'altra, insomma in 4 minuti magari oggi sentono 3-4 canzoni, per dire, insomma sono dei cambiamenti che ti stravolgono il parametro con il quale tu per tanti anni ti sei rapportato all'esterno. Però, insomma, fortunatamente esistono dei denominatori comuni, che sono la musica, l'amicizia, no? Il benessere, la natura, che mi sento di tentare di proteggere e comunque di spalleggiare tutte le campagne che si fanno in suo favore. Insomma, questi più o meno i piccoli cambiamenti che mi riguardano. Sono tutte cose che ritroviamo in questa raccolta, tu sei se non circo. Esatto, è ne giusto, c'è tutto, ho parlato. Ho fatto il insomma. serio, però insomma, ecco. No, nel senso non è solo una dichiarazione di intenti, ma hai messo in pratica tutto quanto. Mi racconti come hai scelto, a parte le canzoni proprio da mettere in questa raccolta, che immagino tu abbia fatto una certa selezione, se hai scartato qualcosa, Beh, sì, così? ne ho scartate 40 di canzoni, perché ho Cioè, cominciato a lavorare su esatto. 60 canzoni. E niente, non volevo fare la raccolta delle canzoni più conosciute, il famoso best of, non volevo fare una cosa del genere. Se no avrei dovuto lasciare fuori, per esempio, due canzoni che amo moltissimo, che sono del mio primissimo disco quasi clandestino, voce e chitarra. Non ci avrei messo delle altre canzoni che rappresentano alcuni pensieri che ho sul mondo della musica, per esempio i musicisti sono così, o non ci avrei messo La pioggia e l'esilio. Ho voluto veramente scegliere canzoni che fossero la rappresentazione di una gamma di emozioni che io ho. È come dire un rosario, grano dopo grano ci sono dei passaggi obbligati, ecco, delle mie emozioni. E anche come musica. Si va dal folk rock di alcune canzoni a canzoni più apertamente sperimentali, come quella che canto insieme a Frankie Hynergy, o si ritorna indietro, se vuoi, a Giglio La Cinquetti. Perché? Perché in questi 40 anni la musica è questa, è stata questa, diciamo, da Giglio La Cinquetti a Frankie Hynergy e anche oltre. Che considerazione hai fatto rimettendo mano anche a questi tuoi brani? Cioè, immagino che anche per un artista sia comunque in un certo senso una scoperta di sé, no? Al Bravo, contrario. Com'è bravo. stato riscoprirsi, Una ecco, domanda e molto, molto, molto ben fatta, perché reinventarmi? Sì. alcune volte tu hai l'approccio iniziale con la canzone, è molto più emotivo. E tra l'altro la canzone che scrivi a 25 anni,
è piena di entusiasmo. Andando avanti con gli anni, l'entusiasmo cede un pochettino il posto alla saggezza, che per certi versi è un bene, per altri può essere anche un handicap, nel senso che ti fa guardare in maniera molto critica quello che tu hai fatto con gli entusiasmi, no? Pieno di entusiasmo. Sì. L'entusiasmo ti può portare a sconfinare anche, ti può portare a delle, non dico scelte essere proprio sbagliate, ma insomma anche a sopravvalutare alcune cose o a sottovalutarne altre. Queste canzoni io le ho rilette intanto con amore, cioè dico, guarda che ho scritto, cioè 40 anni fa guarda che canzone ho scritto, e chissà perché io molte volte mi sveglio dalla composizione di una canzone senza avere la conoscenza razionale degli step che hanno prodotto quella canzone. Non voglio dire che vado in trance, però alcune volte io dico che scrivere una canzone è un po' come guidare la macchina da ubriaco, tu spesso sai da dove sei partito ma non sai mai dove arrivi, più o meno così una canzone. Quindi alcune canzoni mi lasciano piacevolmente stupito del percorso che immagino di aver fatto. Altre canzoni mi fanno sentire un po' più importante, ci sono delle canzoni che hanno testimoniato qualche cosa. Alcune altre mi fanno sorridere, dice guarda quanto sono scemo. Ma scemo nel senso buono. Ti riconosci comunque in tutta questa produzione, ti riconosci, sì, in ogni singolo brano, diciamo. Sì. No, io in tutta la mia vita professionale, artistica e musicale non ho fatto mai nulla che oggi non rifarei, tranne un disco. E c'è un disco che è un disco dell'87, si chiama Clandestina. È un disco che lì per lì mi entusiasmo molto perché era il momento del linguaggio molto tecnologico, Paul Young, quelle sonorità così, quindi è un disco fatto totalmente in elettronica, quasi totalmente in elettronica, ma che non rifarei mai più in quel modo lì. Infatti l'ho un po' ripudiato, un po' a malincuore, perché le canzoni mi piacciono. Magari lo rifarai con un altro sound, no? Un'altra veste. Lo so. Senti, ci sono tantissime collaborazioni in questo album, mi racconti come hanno reagito questi artisti quando gli hai proposto di tornare a lavorare insieme e soprattutto come è stato poi... No, le cose si fanno con tatto, non fanno con educazione, tatto, simpatia, e tu cominci sempre un po' il giro alla larga, no? Sto facendo questa cosa, certo. No, in effetti è tutto molto semplice, c'è un legame di stima e di amicizia che risale con alcuni veramente a 40 anni fa, e con altri come Britti, come Franca Energy in tempi più recenti, ma difficilmente io mi lego in termini di amicizia e di stima con persone che, non che non ne sono degne, perché insomma non sono io che devo giudicare, ma con le quali non mi trovo a mio agio. Queste sono tutte persone per me number one. C'è un feeling artistico anche. Anche umano. Per esempio, delle coincidenze con Alex Britti, c'è un... combaciamento molto forte sull'enogastronomia, per esempio, con Frank High Energy su tutta l'arte figurativa. Lui, a parte i DJ set e le sue canzoni, lui cura delle mostre fotografiche, delle cose, mi piace molto come persona. Enrico ha un grande amore, Ruggeri, per la letteratura, insomma ci sono delle cose che al di là del piacere di stare insieme o dell'aver fatto delle canzoni, no? Ti devi trovare anche un po', diciamo, nelle impalcature umane delle persone. Pensi che manchi un po' questo aspetto nella discografia odierna? Parlo un po' dei super super giovani, ecco, diciamo così. Penso di poter rispondere in questo modo. Io non ho mai fatto, non ho mai subito, non ho mai ceduto, non ho mai accolto, diciamo, certe istanze dei discografici, dei direttori artistici o dei produttori o dei manager. Tutte le mie collaborazioni sono una fraterna stretta di mano e un sincero abbraccio. Per esempio, ho guardato l'ultimo festival di Sanremo un po' distrattamente, ma qualcosa volevo... Adesso non mi ricordo, ma anche se mi ricordassi non direi i nomi, un paio di accoppiamenti. Come devo dire, mettici un lui, mettici una lei, mettici una canzone struggente, il successo è assicurato, insomma. Senti, anche per l'inedito in realtà c'è una collaborazione, perché c'è un autore, Roberto, è giusto, con cui tu avevi già lavorato, mi racconti anche lì come avete lavorato? Roberto Kunstler, lo conosco da quando aveva 18 anni e lui veniva al Folk Studio ed era identico come voce, come aspetto a Bob Dylan, identico, identico. Tra l'altro lui si è sempre
come devo dire, vantato di questa cosa. Anche il mio nome è Robert, come Robert Zimmerman, e Künstler significa artista, quindi era proprio... Io ho prodotto il suo primo disco nell'84, poi nell'85 l'ho portato con me a Sanremo Giovani, io facevo Sanremo Big, lui... e gli ho prodotto questo disco, poi l'ho portato in un paio di tournée con me, e poi insomma, ognuno prende la sua strada. Ma lui ha continuato, devo dire, ha continuato scrivendo canzoni molto belle per Britti, per Paola Turci, fino a che oggi è l'autore principale, l'80% delle canzoni di Cammariere sono di Roberto Künstler. E niente, una sera ci siamo trovati, ogni tanto ci incrociamo, ci vediamo, e parlavo di questa canzone che avevo in cantiere, e ci siamo messi a ragionare così dei piccoli cambiamenti. Lui... io gli ho fatto sentire un finto inglese, no? Io, sulla musica registrata, un testo, e lui dice: ah, beh, sai, faremo un testo sulle tue, sul suono del tuo finto inglese, cioè, ah, per esempio, Saragat e Kennedy, come Saragat e Kennedy? Allora poi è diventata l'America di Kennedy, però per dire, le cose nascono anche così, attorno a un tavolo, chiacchierando del più o del meno. E devo dire, sono molto contento di aver scritto una canzone con Roberto Künstler, perché lui è veramente un grande autore, mi piace molto.